Benvenuti a Maceratando, il podcast che vi porta alla scoperta delle curiosità storiche di Macerata. Io sono Roberto Cherubini e vi accompagnerò in questo viaggio nel tempo, alla scoperta della storia della nostra città. L'azione fascista, 22 settembre 1941. Coronata da successo la prima edizione della Coppa Claudio Macellari all'Arena dello Sferisterio. Il torneo di pallacanestro, organizzato dal Comitato Provinciale della FIP, dal GUF e dal Comando Federale della GIL, per onorare la memoria dell'eroico sottotenente maceratese Claudio Macellari, caduto in terra albanese, ha dovuto registrare pieno successo tecnico, spettacolare e propagandistico per la partecipazione di numerose squadre, per la vivacità e combattività da queste profuse negli incontri e per l'interessamento di una foltissima schiera di appassionati. La manifestazione è stata presenziata dal federale Ferrazzani e dal vice federale dottor Filippi, dal vice comandante federale della GIL Camerata Sansò e dalle dirigenti le organizzazioni femminili. Nella mattinata sono state disputate le eliminatorie che hanno dato i seguenti risultati. Gare maschili: GUF Macerata, Vigili del Fuoco, Ancona 39-18, GUF Ancona, GUF Pesaro 2-0 per rinuncia, GUF Venezia, GIL Macerata 50-8. Gare femminili: GUF Camerino, GUF Macerata 24-8, GUF Pesaro, Forze Civili Ancona 27-12, GIL Fermo, GIL Macerata 26-21. Finali maschili: GUF Macerata, GUF Siena 56-26, GUF Venezia, GUF Ancona 32-28, GUF Macerata, GUF Ancona 63-44, GUF Venezia, GUF Siena 72-20, GUF Venezia, GUF Macerata 37-22, GUF Siena, GUF Ancona 34-31. Dopo i tempi supplementari. Finali femminili: GUF Camerino, GIL Fermo 16-14, GUF Pesaro, GUF Camerino 43-10, Forze Civili Ancona, GIL Macerata 24-8. Classifica finale squadre maschili: primo GUF Venezia, secondo GUF Macerata, terzo GUF Siena, quarto GUF Ancona, quinta GIL Macerata. Classifica squadre femminili: prima GUF Pesaro, seconda GUF Camerino, terza GIL Fermo, quarta Forze Civili Ancona, 5 GIL Macerata, 6 GUF Macerata. L'organizzazione è stata impeccabile sotto ogni punto di vista. A tarda sera nella casa dello studente, il vice federale dottor Filippi ha consegnato i premi alle squadre vincenti. La famiglia Macellari, sensibilissima alla manifestazione di affetto dimostrata dagli organizzatori, dai partecipanti e dal pubblico, al nostro mezzo ringrazia tutti per le onoranze tributate alla memoria del suo Claudio. Testo tratto dai volumi La città sul palcoscenico, arte, spettacolo, pubblicità a Macerata dal 1884 al 1944, a cura di Franco Torresi. E con questo si conclude l'episodio di Maceratando, il podcast di Roberto Cherubini che ha curato anche il montaggio. Grazie per averci ascoltato e vi diamo appuntamento al prossimo episodio.